Povero Dignam, l'ultimo induce sopra la terra, nella sua cassetta. Pensando a quanti ce n'è, sembra proprio uno spreco di legname. Tutto rosicato. Si potrebbe inventare una bella bara con una specie di pannello scorrevole, scaricarla a quel modo. Già, ma potrebbero non gradire di essere scaricati da quello di un altro. Sono così schizzignosi. Seppellitemi nella mia terra natia, zolla della terra santa. Solo la madre e il bambino, nato morto, si seppelliscono nella stessa bara. Capisco cosa significa, capisco. Proteggerlo finché è possibile anche sotto la terra. La casa dell'irlandese è la sua bara. Imbalsamazione nelle catacombe, mummie, la stessa idea. Mr. Bloom s'era fermato dietro, col cappello in matto, a contare le teste scoperte. 12. Sono il 13°. No, quel tale col Macintosh è il 13°, il numero della morte. Da dove diavolo è uscito? Non era nella cappella, ci giurerei. Sciocca superstizione quella del 13. Che bel tweed soffice, quel vestito di Ned Lambert. Un'ombra di violetto. Ne avevo uno così quando si abitava a Lombard Street West. Una volta ero un elegantone. Si cambiava 3 volte al giorno. Devo far rivoltare da Mesias quel mio completo grigio. Olà, è tinto. Sua moglie, dimenticavo che non è sposato. O la sua padrona di casa, gli avrebbero dovuto riprendere quei fili. La bara scomparve, fatta scivolare giù dagli uomini a gambe spalancate sopra le assi gettate sulla fossa. Si rialzarono scostandosi con fatica e tutti si scoprirono. 20. Se a un tratto tutti fossimo qualcun altro. Lontano un ciucoragliò. Pioggia. Non tanto asino. Non se ne vede mai uno morto, dicono. Vergogna della morte. Si nascondono. Anche il povero babbo se ne andò via. Una dolce brezza spirava con un sussurro sulle teste scoperte. Sussurro. Il ragazzo a capo della fossa reggeva la sua corona con ambedue le mani, fissando tranquillamente il vano nero, aperto. Mr. Bloom si portò dietro al corpulento bonario custode, marsina ben tagliata. Forse li soppesa con lo sguardo per vedere chi se ne andrà per primo. Beh, è un lungo riposo. Non sentire più. Solo al momento si sente. Deve essere diabolicamente spiacevole. Non ci si crede da principio. Ci deve essere un errore, qualche altro. Provate alla casa di fronte. Aspetti, volevo... Non ho ancora... Poi la camera ardente è abbuiata. Luce vogliono. Mormorio tutti intorno. Vorresti prete? Poi, vagante, incerto. Delirio. Quello che avevi nascosto tutta la vita. Lotta con la morte. Il sonno non è naturale. Premere la palpebra inferiore, guardare se il naso è affilato, la mascella è rilassata, le piante dei piedi sono gialle. Tirar via il cuscino e lasciarlo finire per terra ciò che è condannato. Il diavolo è in quel quadro della morte del peccatore che gli mostra una donna. Muore dalla voglia di abbracciarla in camicia. L'ultimo atto della Lucia. Ne congiunga un numen cel. Bam! Spira. Partito finalmente. La gente ne parla un po'. Se ne dimentica. Non dimenticate di pregare per lui. Ricordatelo, l'ultimo atto della Lucia. Ricordatelo nelle vostre preghiere. Anche Parnell. La consuetudine della giornata dell'Edra va sparendo. Poi gli altri seguono. Cadono in una buca uno dopo l'altro. Adesso preghiamo per il riposo della sua anima. Sperando che tu stia bene e non all'inferno. Beh, cambiamento d'aria. Dalla padella della vita alla brace del purgatorio. Pensa mai al buco che lo attende. Dicono che succeda quando si hanno i brividi al sole. Qualcuno che ci cammina sopra. Avviso del butta fuori, vicino a te. La mia laggiù, verso Finglas. Il lotto che ho comprato. Mamma, la povera mamma e il piccolo Rudy. Gli affossatori presero le pale e buttarono giù
pesanti zolle sopra la bara. Mr. Bloom bordò da un'altra parte. E se fosse sempre vivo? Brr, perbacco, sarebbe orribile. No, no, è morto, naturalmente. Naturalmente è morto. È morto lunedì. Dovrebbe esserci una legge, fare un buco nel cuore ed accertare, una sveglia elettrica o un telefono nella bara o un qualche tipo di presa d'aria di tela. Bandiere di pericolo. 3 giorni. È un po' troppo per tenerli d'estate. Sarebbe meglio levarseli di torno appena si è sicuri che non... La terra cadeva con un rumore meno sordo. Comincia a essere dimenticato. Lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Il custode si allontanò di qualche passo e si mise il cappello. Ne aveva abbastanza. Gli altri si fecero coraggio e si coprirono senza parere, uno a uno. Mr. Bloom si rimise il cappello e vide la figura corpulenta muoversi con agio attraverso il dedalo delle tombe. Tranquillamente, sicuro del terreno, attraversava i tetri campi. Hines che nota qualcosa sul taccuino. Ah, i nomi. Ma li conosce tutti? No, si avvicina a me. Sto prendendo i nomi, disse Heine sottovoce. Il suo nome di battesimo, scusi, non mi ricordo bene. El, disse Mr. Bloom, Leopold. E ci mette anche il nome di McCui. Me l'ha chiesto. Charles, disse Heine scrivendo. Lo so, una volta era il Freeman. C'era prima di avere quel posto all'obitorio, sotto Lucbarn. Buona idea, l'autopsia per i dottori. Scoprono quel che immaginano di sapere. È morto di martedì. Cacciato via, tagliata la corda coi quattrini di qualche inserzione. Charlie, tu sei il mio amore, ecco perché mi ha chiesto di... Oh, insomma, mal di poco. Me ne sono occupato, McCoy. Grazie, vecchio mio. Obbligatissimo. Lasciarlo in questa obbligazione non costa nulla. E dica un po', disse Hines, conosci quel tale col... quello che era laggiù col... Si guardarono intorno. Mackintosh. Sì, l'ho visto, disse Mr. Bloom. Dov'è ora? Mackintosh, disse Hines, prendendo nota. Non ho idea di chi sia. Si chiama così? Si allontanò guardandosi intorno. No, cominciò Mr. Bloom, voltandosi e fermandosi. Senta, Hines, non ha sentito cosa? Dov'è sparito? Senza lasciare traccia? La terra marrone e umida cominciava ad apparire nel buco. Saliva. Quasi finito. Un monticello di zolle umide salì su, più su, e gli affossatori deposero le pale. Tutti si scoprirono ancora per pochi istanti. Il ragazzo appoggiò la corona su un angolo, il cognato la sua su una zolla. Gli affossatori si misero il berretto e riportarono alla carriola le pale terrose. Poi batterono le lame leggermente sull'erba, pulite. Uno si chinò a tirare via dal manico un lungo ciurlo d'erba. Uno, staccandosi dai compagni, proseguì lentamente, arma in spalla, la lama dai riflessi azzurri. Silenziosamente, a capo della fossa, un altro arrotolava la fune, il suo cordone ombelicale. Il cognato, voltandosi, gli mise qualcosa nella mano libera, un ringraziamento tacito. Mi dispiace, signore, per il disturbo. Scuotimento di testa. Lo so bene. Questo per voi. Tutti si allontanarono lentamente, senza meta, in diverse direzioni, fermandosi un attimo a leggere un nome su una tomba. Facciamo il giro della tomba del capo, disse Hines. Il tempo c'è. Andiamo, disse Mr. Power. Voltarono a destra, seguendo i propri lenti pensieri. Con reverente terrore, la voce incolore di Mr. Power disse: Alcuni sostengono che non ci sia affatto nella tomba, che la bara sia piena di sassi, che un giorno ritornerà. Heine scosse la testa. Parnell non tornerà più, disse. E là tutto quello che resta di lui. Pace alle sue ceneri. Mr. Bloom camminava inosservato per quel vialetto lungo file di angeli rattristati, croci, colonne spezzate, tombe di famiglie, speranze di pietra che pregavano con gli occhi al cielo, cuori e mani della vecchia Irlanda. Più sensato spendere i soldi in qualche opera di carità per i vivi. Pregate per la pace dell'anima di... C'è qualcuno che veramente... Piantala e falla finita con lui. Scaricato. Come il carbone, giù per una botola di cantina. Poi li ammucchiano insieme per guadagnar tempo. Il giorno dei morti.
Il 27 sarò alla sua tomba. 10 scellini per il giardiniere. Le tiene sgombre dalle erbacce. Vecchio anche lui. Piegato in due con le cesoie a tagliare vicino alla porta della morte. Che si è spento. Che si è dipartito dalla vita. Come se l'avessero fatto di loro volontà. Buttati fuori tutti quanti. Gli ha tirato le cuoia. Più interessante se vi dicessero chi erano, il tal dei tali, carrozziere. Io ero rappresentante di Linoleum e ho concordato con i creditori 5 scellini la sterlina. Oppure una donna con la casseruola. Io facevo un ottimo stufato irlandese. Elegia in un cimitero di campagna. Dovrebbero chiamarsi quella poesia di chi è Wordsworth o Thomas Campbell. È entrato nel riposo, dicono i protestanti. La tomba del vecchio Murren. Il grande medico lo ha chiamato nella sua casa di cura. Beh, questa per loro è la terra consacrata. Bella residenza di campagna, intonacata e ridipinta di nuovo. Luogo ideale per fare una fumatina e leggere il Church Times. Gli annunci matrimoniali non cercano mai di abbellire. Corone rugginose, appese a ganci, ghirlande bronzate. Miglior valore allo stesso prezzo. Però i fiori sono più poetici. L'altro finisce per diventare noioso, non appassendo mai. Non esprime nulla. Immortel. Un uccello stava chietamente appollaiato sul ramo di un pioppo, come impagliato, come il regalo di nozze che ci ha fatto l'assessore Hooper. Non si smuove d'un palmo. Sa che non ci sono fionde per prenderlo di mira. Animali morti, anche più tristi. Villina, sciocchina, che seppelliva l'uccello morto nella scatola dei fiammiferi di cucina. Una coroncina di margherite e pezzetti di collanine sulla tomba. Quello è Sacro Cuore. La mette in mostra. Il cuore in mano. Dovrebbe essere di lato e rosso dovrebbe essere dipinto come un cuore vero. L'Irlanda fu consacrata adesso o qualcosa del genere. Sembra tutt'altro che soddisfatto. Perché infliggergli questo? Forse verranno gli uccellini e lo beccheranno, come il ragazzo col cestino di frutta. Ma no, disse lui, avrebbero avuto paura del ragazzo. Apollo si chiamava quel pittore. Quanti? Tutti questi qua hanno camminato un tempo per le vie di Dublino. Fedeli dipartiti. Come tu sei, adesso eravamo noi un tempo. E poi, come si fa a ricordarsi di tutti? Gli occhi, l'incedere, la voce. Bene, la voce sì, il grammofono. Mettere un grammofono in ogni tomba o tenerne uno in casa. La domenica dopo pranzo. Metti un po' su il povero trisnonno. Conto. Sono felicissimo. Crac. Sono strafelice. Strafelice di vedervi, pronto, pronto, pronto. Sono felice. Ti ricorda la voce come una fotografia ti ricorda un viso. Se no non ti ricorderesti un viso dopo, mettiamo 15 anni. Chi per esempio? Per esempio qualcuno morto quando era a Windsor Haley. Strido di ghiaia. Aspetta. Fermo. Guardò intento in una cripta di pietra. Qualche animale. Aspetta, eccolo là. Un obeso sorcio, grigio, trotterellava lungo un lato della cripta smuovendo la ghiaia. Vecchio volpone. Trisnonno, la sa lunga. Il vivo grigio si appiattò sotto il plinto. Dimenticandosi ci si infilò dentro. Buon nascondiglio per un tesoro. Chi vive là? Giacciono i resti di Robert Emery. Robert Hamlet fu sepolto qui a lume di candela, vero? Fra le sue poste. Anche la coda è scomparsa ora. Uno di quelli si sbriga presto, un uomo. Ripuliscono le ossa senza guardare in faccia a nessuno. Ne mangiano tutti i giorni di questa carne. Un cadavere è carne andata male. E allora cos'è il formaggio? Il cadavere del latte. Ho letto in quei viaggi in Cina che i cinesi dicono che un bianco puzza di cadavere. Meglio la cremazione. I preti ce l'hanno a morte. Cucina alla diavola per l'altra ditta. Grossisti di bruciatori e graticole. Al tempo della peste.
fosse di calce viva per consumarli, camera a gas, ceneri in ceneri, o seppellire in mare. Dov'è quella torre del silenzio dei parsi, divorati dagli uccelli? Terra, fuoco, acqua. Annegare, dicono che è il più piacevole. Vedere tutta la propria vita in un lampo, ma essere riportati in vita, no. Non si può seppellire nell'aria, però. Giù, da un'aeronave. Chissà se si sparge la notizia quando ne mettono sotto un altro. Comunicazioni sotterranee. Le abbiamo imparato da loro. Non mi meraviglierei. Pasto in piena regola per loro. Le mosche arrivano prima che sia ben morto. Ha avuto sentore di Dignam. Non gliene importa dell'odore. Pappa di cadavere, bianco sale che si sfalda. Odore. Odore come di rapa bianca cruda. I cancelli lucevano di fronte, ancora aperto. Di nuovo nel mondo. Basta. Con questo posto ti ci porta un po' più vicino ogni volta. L'ultima volta che venni fu per il funerale di Miss Sinico. Il povero babbo anche. L'amore che uccide. E perfino chi scava la terra di notte con una lanterna, come quel caso di cui lessi per arrivare a donne sepolte di recente, perfino putrefatte con piaghe aperte. Dopo un po' fa venire la pelle d'oca. Ti apparirà dopo morta. Vedrai il mio spettro dopo morta. Il mio spettro ti ossessionerà dopo morta. C'è un altro mondo dopo la morte, chiamato inferno. Quell'altro mondo non mi piace, scrisse lei. Neanche a me. Tante cose da vedere, udire e sentire ancora. Sentire accanto a te calde creature vive. Lasciateli dormire, loro, nei letti verminosi. Non me la fanno in questa ripresa. Letti caldi, vita calda, sanguigna.